Amici di Fano TV, buongiorno e bentrovati. Oggi siamo nel cuore della città di Fano, piazza 20 Settembre, che è il punto di partenza di una camminata, una bella camminata, un percorso non competitivo, la prima camminata in rosa. È inserita nel programma Ottobre Rosa, dedicato alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. Tante le partecipanti e tante le protagoniste che adesso andiamo a conoscere. Seguiteci. Rappresentanza di tutte le donne presenti, ma anche insomma per quelle che non ci sono e che magari parteciperanno alle edizioni future, l'assessora Sara Cucchiarini, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, una bellissima iniziativa in rosa con tante presenze oggi. Sì, siamo veramente esterrefatte di questa grandissima partecipazione. Non ci aspettavamo veramente tutta questa adesione, invece è passato il messaggio che doveva passare, noi siamo veramente contente di questo e insomma una partecipazione di oltre 700 persone che stiamo registrando comunque da questa mattina presto, perché avevamo aperto alle 9, avevamo detto che comunque sarebbero iniziate le registrazioni alle 9:15, ma già dalle 8:30 le persone si sono comunque portate qui in piazza e si sta creando veramente un bel movimento. Essere qui insieme a presidiare e a camminare per un'argomentazione, un tema così importante come la prevenzione e la cura del tumore al seno è una cosa fondamentale e davvero importante che la risposta sia stata questa, perché lo stigma, diciamo, del tumore, dell'essere malati o della paura di poterlo essere, è uno stigma che va superato. La prevenzione è un fatto culturale. Dobbiamo pensare che comunque, grazie comunque alla nuova scienza medica e a comunque le nuove cure, il tumore al seno è sempre più curabile e quindi la prevenzione è un fatto fondamentale per la vita, per appunto salvarsi la vita, e quindi deve passare questo messaggio, dove comunque deve diventare un'abitudine controllarsi il seno, deve diventare un'abitudine costante quello di controllarsi ogni anno anche a più giovane età. Per cui penso che il messaggio sia passato, oggi comunque la partecipazione lo testimonia. E voglio ricordare un pensiero alla persona che oggi è un po' protagonista assente, Alida Battistelli, la presidente dell'associazione Fior di Loto, che non può camminare oggi con noi, ma che noi camminiamo per lei e con lei e con tutte le donne che comunque stanno combattendo una battaglia importante per la loro vita. Un percorso che toccherà i punti principali della città, se li vogliamo ricordare. Sì, partiamo da qui, da Piazza 20 Settembre, in un percorso ad anello che ci riporterà poi in Piazza 20 Settembre. Partiremo per il Pincio, la Porta della Mandria, scenderemo poi verso il Lido, andremo dal porto, dal ponticello del porto, andremo verso la Sassonia, poi fino a Rastatt, e da Rastatt risaliamo fino a venire nel corso, incrociare in Piazza Costanzi il corso e da lì poi ritornare di nuovo in piazza. Ci sarà un momento di merenda con un frutto che verrà donato, insomma, alle persone che saranno riuscite a arrivare fino alla fine di questo percorso, che è comunque un percorso assolutamente non agonistico, molto molto lento, di meno di 4 km, adatto insomma a tutte, anche le persone con diverse disabilità, quindi anche le persone con difficoltà motorie. Bene, noi siamo quasi pronti, io direi che ci incamminiamo piano piano e partiamo. Questa giornata così importante non poteva mancare Avis. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, Avis è sempre presente non solo per le donne ma per tutti quanti, anche oggi diamo un messaggio importante alla città e non solo. Beh, questa intanto è una festa.
è una festa in cui la gente si ritroverà e magari divertendosi acquisirà come sempre qualche insegnamento. Cioè l'Avis è presente perché tradizionalmente nel mese di ottobre, nei mesi autunnali, svolge la campagna della donazione in rosa, cioè per tutte le donatrici c'è una visita gratuita senologica. Quest'anno partecipiamo a questa iniziativa con l'amministrazione e quindi diventa anche un motivo per far sistema e per diffondere ancora di più il messaggio della prevenzione. E d'altra parte lo vediamo già dai dati, le nostre donatrici intanto sono donatrici e curano la loro salute, ma poi sono motivo di donazione e di regalo, di solidarietà per chi ne ha bisogno. Ma già vediamo che in questo mese molte donne già hanno fatto la prenotazione, quindi significa che il messaggio sta passando e avrà sicuramente un buon esito. Qual è la percentuale delle quote rosa? La percentuale delle quote rosa di donazione in questo mese, già ci sono tra le donne che hanno già donato e le prenotazioni del mese, ci sono già 150 persone, 150 donne, quindi per noi è un grande risultato, ma crediamo di superare quest'anno i valori degli anni scorsi, i valori percentuali degli anni scorsi, e notiamo che molte giovani donatrici già si stanno prenotando. Bene, allora facciamo un appello a tutte le donne, l'appello naturalmente è quello di andare a donare. Sì, certamente andare a donare, perché chi dona cura la propria salute e fa un regalo grandissimo a chi ne ha bisogno. Giornata tutta in rosa, sono presenti diverse associazioni e quindi andiamo subito ad entrare proprio nel vivo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. L'associazione che lei rappresenta? Allora, io rappresento l'associazione Genitori e Figli per l'Inclusione e all'interno di questa manifestazione ci siamo perché sono state realizzate le magliette con scritto Fano Cammina all'interno di un progetto, il progetto In Transito, riservato a ragazzi che necessitano di implementare le loro competenze per un inserimento lavorativo. Quindi come associazione, attraverso una progettualità, abbiamo portato avanti questo tipo di percorso e i ragazzi sono partiti dall'idea fino alla realizzazione con la stampa inclusa. Quindi è una modalità per esserci, perché la persona con disabilità deve essere inclusa in un contesto comune, perché le altre persone che vivono una vita cosiddetta di normalità, solo esclusivamente con l'aggancio alla persona, agganciando la persona con disabilità, si fa un percorso inclusivo, diversamente si rimane isolati. Assolutamente sì, tra l'altro è stato davvero prezioso questo contributo, perché a tutte le donne viene donata oggi questa maglietta, esatto, con la quale parteciperanno. Esatto, quindi è un segnale importante. Diamo il benvenuto anche alla dottoressa Frattini, un messaggio insomma da spendere a favore di tutte le donne. Buongiorno a tutte, io sono la presidente dell'associazione Donne Medico e che oltretutto in questi giorni abbiamo festeggiato il centenario della nostra fondazione e siamo qui proprio perché uno degli nostri obiettivi più importanti è la promozione della medicina di genere, cioè la prevenzione della salute, in particolare della salute della donna. E siamo contente, soddisfatte vedere, e questa piazza è la testimonianza, che c'è conoscenza e consapevolezza che la diagnosi precoce del tumore del seno è molto importante per combattere questa malattia oncologica. Quindi è molto importante che ci sia la conoscenza e la consapevolezza di sottoporsi a diagnosi precoce per combattere il tumore al seno. Grazie. Non poteva mancare la Croce Rossa e il suo prezioso contributo in questa giornata dove le presenze sono numerose. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo pronti, c'è una bella squadra, la Croce Rossa a servizio di tutti quanti anche oggi. Chiaramente a servizio di tutti, c'è una postazione per la misurazione della pressione, chiaramente l'ambulanza sempre per nostra sicurezza. Noi come associazione promuoviamo quelli che sono
gli stili sani di vita, quindi questa, non partecipare a questa manifestazione era impossibile, quindi abbiamo partecipato con grande gioia all'invito dell'assessore. Il Soro Optimist presente in questa giornata dedicata alle donne. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Allora, qual è il messaggio che vogliamo lanciare oggi? Il messaggio è quello di una bella giornata di solidarietà, soprattutto lanciamo un messaggio di solidarietà tra le donne, in questo caso dedicata al problema del tumore al seno, ma abbiamo visto che c'è un'adesione massiccia, abbiamo avuto registrazioni 750 persone, quindi quando si tratta di mostrare il proprio impegno, la propria presenza, vediamo che i cittadini di Fano ci sono, quindi noi lavoriamo per questo, noi come Soro Optimist siamo un club di 29 persone, però cerchiamo sempre di mettere in atto iniziative che abbiano lo scopo di aiutare il mondo femminile in tutti i sensi, quindi per tutte, sia per valorizzare le eccellenze, sia per far emergere problematiche, tutto quello che può essere utile alla cittadinanza, con le nostre forze cerchiamo di farlo. Le quote rosa aumentano, tutte pronte per questa camminata, quindi un altro saluto e un altro messaggio importante dall'amministrazione comunale. Sì, è un messaggio importante, diciamo, di questa settimana della, diciamo, della camminata in rosa per tutte le donne, per dimostrare che l'amministrazione è vicina a tutte le problematiche del mondo femminile, adesso queste in particolare per la cura del seno. Quindi l'amministrazione si impegnerà sempre, è da tanti anni che segue i problemi delle donne, quindi oggi ci danno, non è una bellissima giornata, però è una giornata che non piove, quindi ci permette di fare questa camminata salutare. Si chiama Fior di Loto, che sostiene le donne in un percorso importante. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. Sì, noi siamo l'associazione Fior di Loto delle donne operate al seno e non, e oggi siamo felicissime, ringraziamo la grandissima partecipazione che è stata da parte della città di Fano, e vedere tutta questa partecipazione ci fa pensare che la gente è sempre più sensibile al problema, quindi più sensibile è la gente, più facile poi dopo di affrontare le problematiche, quindi siamo molto molto felici. L'associazione Fior di Loto è davvero importante nel percorso ospedaliero della donna, vogliamo ricordarlo? Assolutamente sì, perché non è solo il percorso del dover affrontare l'intervento e dover affrontare tutto quello che è il percorso terapeutico, ma anche l'aiuto anche quando poi si è finito il percorso, quindi nelle esigenze, nelle criticità che poi vengono nella vita quotidiana dopo aver affrontato questo percorso nella vita di una donna. Oggi la prevenzione è sicuramente fondamentale, quindi io vorrei ribadire il concetto proprio dell'importanza di fare prevenzione proprio in una breast unit. La prevenzione è alla base di tutto, nel senso che più precocemente viene diagnosticato il tumore alla mammella e la percentuale di probabilità di guarigione si eleva, per cui è indispensabile. Colgo l'occasione per ricordare che il tumore alla mammella non colpisce solo la donna, mi raccomando, colpisce anche l'uomo, i numeri sono molto minori, parliamo di 55.000 nuovi tumori all'anno femminile e 600 in Italia e 600 maschile, però è un problema che colpisce anche l'uomo, per cui facciamo molta attenzione anche al discorso maschile.
Ricordo che lo screening esiste per il tumore alla mammella femminile, ma non esiste per quello maschile, per cui la prevenzione è importante ancora di più nell'uomo, in quanto la diagnosi precoce porta a una percentuale maggiore di sopravvivenza. Per cui la base di tutto è questo, meglio prevenire, no, che curare. Ecco, ma perché andare proprio in una breast unit piuttosto che in un'altra struttura? Perché è dimostrato che la breast unit intanto è formata da tanti varie persone con discipline che hanno fatto scuole di specialità con discipline diverse, e è dimostrato che lavorare insieme aumenta la probabilità del 18-19%, 20% di guarigione del paziente, per cui il paziente che si fa curare in una breast unit ha una percentuale molto maggiore di guarigione, e soprattutto perché sono persone formate, non solo dedicate ma anche formate per fare questo. Chiudiamo con un dato positivo, lanciando anche un messaggio di speranza: qual è la percentuale di guarigione delle donne che si sottopongono a cure? Beh, oggi un tumore in primo stadio della mammella ha la guarigione del 99%, per cui la diagnosi precoce, questi sono i risultati poi di guarigione. Presente anche l'associazione diabetici di Fano, quindi andiamo subito a parlare con la rappresentante. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi qui con la sua associazione, importante, spieghiamo perché. Buongiorno. Come associazione siamo molto contenti di partecipare a questo evento organizzato dal Comune di Fano, che promuove il movimento. Noi svolgiamo molte attività per incentivare sia il movimento che una corretta alimentazione, che sono alla base di uno stile di vita qualitativamente molto alto, per prevenire qualsiasi cosa, non solo il diabete. Quindi siamo a disposizione per chiunque voglia dei consigli, saremo con molte attività presenti in piazza, magari ve lo faremo sapere. Allora, è partita questa camminata, quindi sono in compagnia di due donne che voglio presentarvi. Christine. Silvia. Allora, come sta andando? Benissimo. Molto bene, sono molto contenta. Allora, la prima camminata in rosa, quindi un bel messaggio per tutte le donne, lo lanciamo anche noi, di prevenire? Sì, di sì, fare prevenzione. Io sono una donna che ha avuto tumore al seno e sì, sopravvissuto. Benissimo, si deve fare prevenzione, è molto importante. Grazie. Sì, anch'io concordo con Christine, sono a favore della prevenzione e dobbiamo tutte vincere la paura di fare questi controlli, perché comunque sono utilissimi e oggigiorno si può, con le cure adeguate, risolvere tante situazioni e guarire. Tra l'altro sono dei controlli, diciamo, non invasivi, sono assolutamente indolore. Io ho imparato di avere questi tumori proprio con prevenzione. Lei è qua di Fano o è qua in vacanza? Io vivo qui da 40 anni, però okay. Sono inglese. Ok, benissimo, benissimo. Allora, grazie, noi continuiamo la camminata, toccheremo insomma vari punti della città e allora andiamo. Lega Italiana per la lotta contro i tumori, buongiorno. Buongiorno. Beh, una giornata proprio alla lotta, alla prevenzione, ma soprattutto all'informazione dedicata a tutto ciò. Certo, il mese di ottobre è il mese destinato alla sensibilizzazione di tutte le donne alla prevenzione del tumore al seno. E questa giornata è proprio simbolo di quello che dobbiamo fare da piccoli, perché in realtà i tumori e anche quello del seno si combattono con i corretti stili di vita, quindi lotta al tabagismo, una corretta alimentazione e l'attività fisica. Come oncologo, e sono anche direttore dell'oncologia dell'ASUR Area Vasta 1, è un messaggio che noi forniamo a tutte le nostre pazienti, perché in realtà l'attività fisica previene non solo l'insorgenza dei tumori al seno, ma è in grado anche di ridurre il rischio di recidive, di malattia e di migliorare la sopravvivenza delle pazienti che si sottopongono ad intervento. Quindi un messaggio da dare a tutte le donne, utile nella prevenzione e prevenzione anche delle recidive, quindi un messaggio importante oggi.
nello sfondo del Teatro della Fortuna non potevamo non avere la presidente della Fondazione Teatro. Buongiorno Katia. Buongiorno, bellissima giornata. Come sapete, la Fondazione è sempre al fianco di tutto coloro che manifestano per i diritti sociali, civili, e oggi un evento così particolare dedicato alla prevenzione dei tumori al seno non potevamo mancare. E abbiamo aperto le porte del teatro, abbiamo dato una mano anche all'organizzazione, donne tra le donne, non solo perché come vedete ci sono anche tanti uomini, ma soprattutto come sapete per noi sono giorni anche di grande festa, perché abbiamo riaperto i teatri a tutto tondo, 100%, per cui un teatro nella piazza, una piazza piena così di gente che vuole aderire, che aderisce a questi appelli per andare avanti, per la prevenzione che è così importante, con tutte le donne, con tutte le associazioni, come vedete Avis, Croce Rossa e tutte le associazioni del territorio. Potevamo non mancare e siamo qui. Della città, in questo caso del mare, siamo in Sassonia, siamo qui con Patrizia. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Come sta andando? Guarda, benissimo, sta venendo fuori anche un po' di sole, quindi cominciamo a sentire un po' di tepore, e poi il tepore c'è già con l'atmosfera. Tra l'altro, parlando con Patrizia durante la camminata, ho scoperto che insomma fa parte del personale ospedaliero, quindi chi sì. Ecco, meglio di te può dare un messaggio comunque aggiuntivo alle donne. Sì, è vero, io sono infermiera insieme alla mia collega Barbara e altre colleghe che sono avanti, e facciamo un lavoro veramente bello. Noi assistiamo le donne che vengono a operarsi nel nostro reparto, siamo il loro unico punto di riferimento, specialmente in questo momento in cui i parenti possono essere poco presenti, e per cui siamo il loro appoggio e siamo orgogliose, perché stiamo vicino a queste donne e le sosteniamo e le assistiamo. Ecco, perché il supporto infermieristico non è solo quello insomma tecnico e materiale, è anche un supporto proprio morale. Tutte infermiere? Io sono infermiera. Ok. Sì, è un supporto morale, le vediamo in realtà per 24 ore, in queste 24 ore ci diventiamo amiche per quello che si può, e è veramente un lavoro importante. Molte volte è anche diciamo un po' debilitante dal punto di vista psicologico. Cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, ecco, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano. Conosciamo. Guarda, anche un'altra protagonista, ti faccio salutare Emanuela, ma sono una loro amica. Io faccio la cuoca, un'altra cosa. No, va benissimo, va benissimo. Scusate, mi ero accorta che stavate riprendendo, okay. Perciò ho salutato Patrizia. Lei è la senologa, una delle senologhe. Ciao, sono quindi collaboriamo. Bene, lanciamo un messaggio allora per tutte noi. Camminiamo per il nostro futuro. Grazie, grazie. Ottimo. Continuiamo a camminare, dobbiamo recuperare, perché come avrete sentito dal vociferare in sottofondo, a questa camminata in rosa partecipano intere famiglie, quindi bambini e anche tanti mariti fidanzati. E noi si continua, vamos! Europa Donna Italia, diamo voce allora a tutte le donne. Assolutamente sì, Europa Donna Italia è la rete delle associazioni territoriali che si occupano delle donne con tumore al seno, ma si preoccupano fondamentalmente di diffondere la cultura della prevenzione per la diagnosi precoce, perché sappiamo tutte che un tumore al seno prima si trova e più sono alte le percentuali di guarigione. Quindi tutte queste iniziative che vediamo qua oggi a Fano servono per incrementare la conoscenza e la consapevolezza di tutte le donne per andare a controllarsi, ma soprattutto a volersi bene. Questo è il nostro mantra, cioè diffondere via via sempre di più la cultura della prevenzione per la diagnosi precoce. E quindi Europa Donna Italia fa questo lavoro proprio per tutte le donne, per tutte le cittadine, affinché
abbiano dei servizi adeguati per quanto riguarda lo screening mammografico e poi di fronte al riscontro di malattia abbiano dei centri di senologia multidisciplinari dove possono essere prese in cura da un team di specialisti e qui a Fano abbiamo una breast unit di assoluta eccellenza e quindi è giusto che poi le donne del territorio abbiano conoscenza e consapevolezza dei centri dedicati. Presente anche l'associazione Non Solo Donna. Buongiorno a tutti, siamo felici di partecipare a questo evento. La nostra associazione è nel territorio, nel comune di Fano dal 2005, siamo attive per la comunità, soprattutto è nata per il nostro quartiere, per il quartiere di Gimarra, ma poi ha preso piede anche per la città. Noi facciamo tantissimi eventi, abbiamo dei progetti appena iniziati e facciamo una ginnastica dolce per gli anziani e a breve inizieremo con il nostro, chiamiamolo così, cavallo di battaglia. È dedicato ai bambini. Noi facciamo un doposcuola per i bambini dai 6 ai 10 anni e diamo supporto ai compiti e non soltanto. Ecco perché si chiama Non Solo Compiti, perché aiutiamo anche a dare un sollievo in più alle famiglie per aiutarle durante il loro lavoro. Non Solo Donna qui oggi per tutte le donne. Per tutte le donne, assolutamente. E dovremmo sensibilizzare sempre di più questa cosa perché ci sono tantissime donne che hanno bisogno di tanto aiuto psicologico e anche supporto per stare insieme. Associazioni molto importanti di cui una delegazione presente nelle Marche, quindi continuiamo a conoscere le protagoniste di questa giornata. Buongiorno, buongiorno. Io sono Europa Donna Marche, la delegata di Europa Donna Marche e vicino a me c'è la vicepresidente di Europa Donna Italia. Siamo qui molto contente di questa iniziativa del Comune di Fano e di Fior di Loto della camminata, perché è una camminata in ricordo di Alida Battistelli, che è stata per tanti anni la presidente di Fior di Loto. E la ricordiamo molto volentieri e siamo venute, la signora è venuta da Milano proprio per Alida, per la camminata in memoria di Alida. Giornata si parla anche di un gemellaggio molto importante che vede protagonista la nostra città ed un fanese. Buongiorno. Esatto, e questo gemellaggio è iniziato nel 1989 con quando Francesco Baldarelli era vice sindaco e abbiamo iniziato questo gemellaggio. Poi dopo è stato ripreso nel 2017 con Massimiliano Barbadoro, che è il presidente di Amici Senza Frontiere. E finalmente, grazie alle due amministrazioni, sia di Gandia come di Fano, abbiamo potuto fare questo gemellaggio l'8 febbraio del 2020. Ecco, quindi ringrazio un'altra volta a Fano TV
perché già avevano presentato in quell'epoca, proprio avevano registrato tutta la scenografia, diciamo, però che adesso mi viene la parola, però fa gli stessi, dai, ci siamo capiti. Ecco, dopo ho partecipato allegramente a questa camminata, che è una cosa molto importante sia per la salute come per soprattutto la questione rosa delle donne, che è perfetto. E spero di poterci... Adesso devo ripartire per Gandia. Ah, Gandia della Spagna, Scusa, forse non l'ho detto, ma è della Spagna. E spero di tornarci per l'anno prossimo e rivedere Maria Elena. Ti aspettiamo. Proprio il caso di dire che abbiamo seguito questo itinerario passo passo, è importante fare informazione, in primis fare prevenzione. Grazie allora a tutte le partecipanti, ma a tutti i partecipanti in generale, grazie a voi per averci seguito, io vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.